Abbiamo visto che se consideriamo una spina immersa in un campo magnetico costante, una spina conduttrice immersa in un campo magnetico costante percorsa da una certa corrente, che abbiamo schematizzato in questo modo, quindi il tratto obliquo qua verde rappresenta il lato corto della spina e B l'induzione magnetica determinata da due espansioni polari, queste che possiamo immaginare come le espansioni polari di un magnete permanente, polo positivo a sinistra, cioè polo nord a sinistra e polo sud a destra, e la coppia di forze esercitata determinata dalla corrente elettrica che scorre, quindi dalle cariche di movimento nel campo magnetico. Abbiamo visto che il momento torcente che si realizza su questa spira, che abbiamo chiamato C', quindi dalla coppia di forze che agiscono sulla spira libera di ruotare intorno all'asse centrale, questo è dato dal prodotto I per A per B per il seno di teta, dove teta è l'angolo formato tra la normale e alla spira, è l'orizzontale sul quale si sviluppa il campo magnetico, A è la superficie della spira data dal prodotto A per B, lato A, dove A è il lato lungo del rettangolo che forma la spira e B è il lato corto del rettangolo che forma la spira. B, ovviamente, è l'induzione magnetica del campo e I, la corrente elettrica che percorre la spira. Se adesso supponiamo di avere non una singola spira, ma una bobina, così come indicato, formata da n spire strettamente avvolte intorno, diciamo, alla spira una con l'altra, quindi a formare quella che prende appunto il nome di bobina. Allora abbiamo che in questo caso la coppia risultante che agisce sulla bobina, quindi il momento torcente che agisce sulla bobina, sarà n volte quello esercitato sulla singola spira che abbiamo indicato come C', e quindi sarà n volte I per A per B per il seno dell'angolo teta. Se adesso noi definiamo un vettore M orientato come la normale alla spira, come la n, vettore qua normale alla spira, avente modulo dato proprio da questo prodotto n i per a, quindi questo sia il modulo del vettore m e l'orientazione sia data dal vettore unitario n normale alla superficie della spira. E questo lo chiamiamo momento di dipolo magnetico. Allora risulta che la coppia che agisce, il momento torcente che agisce sulla bobina sarà dato dal prodotto vettoriale M per B, ovviamente il prodotto vettoriale mi dà un vettore, quindi anche il momento torcente C sarà un vettore dato appunto da M vettor B. Nel momento in cui noi definiamo questo il momento di dipolo magnetico, dove
Il dipolo magnetico è rappresentato appunto dalla bobina formata da n spire. Allora possiamo definire l'energia potenziale magnetica posseduta dalla bobina, e la indichiamo con U, che è una grandezza dipendente da θ. Questa è data dal prodotto scalare M, prodotto scalare appunto B, cambiato di segno, quindi uguale a meno M B coseno di θ, e questa rappresenta l'energia potenziale magnetica posseduta dal dipolo in una certa posizione fissa nel campo, determinata appunto questa posizione dall'angolo θ formato dalla normale alla spira con l'asse sul quale agisce l'induzione magnetica. In questo caso, se noi facciamo ruotare la spira di un certo angolo partendo da una posizione ferma in cui la spira, come in questo caso, ha un certo angolo, la facciamo ruotare fino a fermarla in una posizione finale, allora il lavoro svolto dal campo è dato il lavoro svolto per far ruotare la bobina sarà data da U, l'energia potenziale finale, meno l'energia potenziale iniziale, quindi rispetto all'angolo θ iniziale e finale.